Allora, buonasera a tutti, iniziamo questa sessione. Buonasera amici di Brandnet, sono Simone d'Aquino, sono uno dei fondatori di un'associazione nata da un gruppo di manager appassionati con l'obiettivo di costruire, alimentare e vivere un network di professionisti perché crediamo nella relazione tra persone e che ciascuno di noi come professionista possa portare un valore significativo nello scambio di relazioni e di confronti. Abbiamo anche raffigurato attraverso il nostro manifesto questi valori che vogliamo rappresentare. Il nostro manifesto è pubblicato sul nostro sito web www.brightnet.it, che vi invito a consultare. Vi voglio solamente portare qui in questa introduzione uno degli elementi più distintivi dei nostri valori, e cioè che tra di noi la stima, la fiducia, la diversità di opinioni creano un ambiente favorevole alla generazione di idee innovative. Lo scopo di Brightnet è quello di condividere esperienze manageriali partendo da dall'analisi di un caso reale raccontato da un manager che partecipa ai nostri eventi con una platea di altrettanti manager. Questo per favorire il confronto e contaminarci di esperienze manageriali e professionali, interpretando il presente, che è un po' il nostro payoff, su temi di interesse della nostra vita manageriale. Oggi siamo al quarto evento del 2020, ci siamo spostati ovviamente anche noi sul digitale, avremo ancora due eventi nel mese di giugno, di cui ve ne presenterò uno alla fine di questa sessione. Chiedo a Marco gentilmente che mi aiuta con la regia di mostrarci un attimo alcuni elementi di practicalities per evitare di disturbare tutti i partecipanti, sono stati messi in muto. Chi dovesse avere difficoltà nella ricezione può anche usare il collegamento via audio telefonico. Abbiamo attiva la sessione di Q&A, siccome ci manca la possibilità di connetterci fisicamente, vi invitiamo caldamente a sottoporre le vostre domande, commenti e curiosità. Grazie a Marco e a Matteo che faranno un po' di editing per raggruppare un po' le varie domande. Saremo poi in grado di scambiarci insieme al nostro ospite queste domande. L'evento verrà registrato da qui. Invito a visitare poi anche il nostro canale YouTube, troverete poi sui nostri social tutti i vari collegamenti e quant'altro. Quindi se Marco mi conferma che possiamo proseguire, perfetto, entriamo nel vivo dei lavori. Quindi benvenuti di nuovo a tutti, soprattutto benvenuti ai nuovi amici di Brightnet che assistono per la prima volta ai nostri confronti. Iniziamo dal titolo dell'evento di oggi. Il Covid ha bloccato un sacco di cose, ma ne ha sbloccate tante altre. Rappresento tutto il team dei fondatori di Brightnet, Up for Ideas, e guiderò il confronto insieme a Monica Bastiani, Head of People Care di Generali, che ci porterà la sua esperienza su programmi e metodi per avere persone su un nuovo luogo di lavoro, e di come un diverso comportamento virtuoso dei manager, incentrato sul senso del possesso e del contatto umano, ci traghetterà verso un'evoluzione socio-economica della prossima normalità. Vi presento brevemente Monica, che è una professionista delle risorse umane, con una laurea in economia presso l'Università degli Studi di Torino e una specializzazione in Organization Development all'Università del Surrey. Ha iniziato la sua carriera nella consulenza in Accenture, come leader del cambiamento in progetti per le più importanti società retail e di produzione in Italia, come la Rinascente e Fiat, gestendo la riprogettazione e l'organizzazione collegata ai programmi di M&A, spin-off e roll-out. Nel 2004 consolida le sue competenze, prosegue la sua carriera all'interno delle risorse umane, diventando responsabile dell'HR, Recruiting Manager e HR Business Partner. Successivamente complementa con un ulteriore incarico di Talent Strategy, concentrandosi sull'employer branding, sulla gestione dei talenti e sulla definizione delle strategie e delle risorse a supporto della crescita del business. Conclude la sua esperienza in Accenture con una significativa esperienza nel settore delle fusioni e acquisizioni, supportando la principale acquisizione del gruppo, a livello europeo dell'epoca.
avuto poi un incarico da direttore delle risorse umane per Coca-Cola Company per l'Italia e l'Europa centrale e dal 2019 è responsabile dell'ufficio People Care per il gruppo Generali, occupandosi dello sviluppo e l'acquisizione di talenti per l'headquarter, formazione, engagement, performance management and reward. Monica è infine un coach certificato ICF e partecipa spesso a panelist e seminari su temi di leadership, diversity e capitale umano. Benvenuta Monica e grazie per la tua presenza con noi oggi. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, faccio una piccola breve introduzione all'evento. Siamo ovviamente in una fase particolare perché stiamo cercando di potenziare nuovi modelli operativi e nuove modalità di lavoro che diventeranno parte di quello che stiamo chiamando il new normal. E sicuramente abbiamo una certezza che le dinamiche di interazione da persona a persona, che una volta erano routine, cambieranno. Quindi faremo oggi un confronto per concentrarci su ciò che vi sta venendo dopo la crisi. Con Monica ci siamo sforzati di smettere di vedere il ritorno della normalità come una destinazione, ma come una vera opportunità che ci traghetta dal semplice ritorno a qualcosa di nuovo. Abbiamo questa ambizione, ci proveremo, e vedremo che tipo di stimoli riusciremo a portare alla platea che ci ascolta. Oggi il mio punto di vista è che le aziende stiano lavorando principalmente su cinque aree. Stanno ovviamente cercando di recuperare i ricavi persi durante il lockdown, stanno ricostruendo un modo diverso di fare le operation, stanno ripensando indubbiamente all'organizzazione. Lateralmente c'è un'accelerazione indubbia delle soluzioni digitali a tutto tondo e una focalizzazione maggiore sulla gestione del rischio con forte intensificazione di investimenti per abbassarli. Questi. E oggi con Monica vorremmo provare a lavorare sul punto legato all'organizzazione e nello specifico proveremo a cercare di farci raccontare sul punto di vista su quali siano atteggiamenti e pratiche tutte le aziende debbano interrompere, quali debbano iniziare o quali dovrebbero accelerare, con una particolare attenzione a quelli che sono contenuti che ritroviamo valoriali anche a livello di persone prime e di leader poi, che sono la collaborazione, la flessibilità, l'inclusione e la responsabilità. È indubbio che le aziende abbiano fatto dei progressi su questi temi negli ultimi anni, ma è altrettanto indubbio che ci si aspetta finalmente che la crisi dettata dalla pandemia dia una accelerata definitiva e sostanziale ai cambiamenti che favoriscono questi lavori. La prima riflessione che ho fatto con Monica quando ci siamo incontrati è stata che c'è un elemento lampante di diversità rispetto a prima. E cioè che tutte le attività che favorivano appunto collaborazione, flessibilità, inclusione e responsabilità avvenivano in un luogo fisico, che era il nostro luogo di lavoro, no? Quindi, cioè, la vita in ufficio in qualche modo era abbastanza definita, c'era una sala riunione occupata o libera, c'erano il capo richiuso magari nell'acquario del suo ufficio, che talvolta esprimeva anche il suo senso di responsabilità semplicemente alzando la testa e guardando se qualcuno lavorava o meno. C'erano i tecnici nella sala server in fondo al corridoio, nascosti, cose di questo tipo. E però tutto questo ambiente così, anche poi nelle evoluzioni magari degli spazi fisici, anche se siamo passati dagli uffici chiusi agli open space o quant'altro, avevano in sé la capacità di creare delle connessioni quasi spontanee, no? Fino a non citare la fantomatica macchinetta del caffè, dove in genere si prendono le migliori decisioni, no? E questo luogo fisico però ci portava a che cosa? Ci costringeva tutti ad occupare del tempo in eccesso. Questo tempo in eccesso ha portato anche evidentemente ad uno stress legato non solo alle nostre vite personali, ma anche a tutta la parte di sostenibilità. Di fatto che oramai è parte della quotidiana, diciamo dell'attenzione del nostro quotidiano. Quindi quello che proveremo a fare, e inizio a passare la parola a Monica, è
cercare di capire come collaborazione, flessibilità, inclusione e responsabilità sul nuovo luogo di lavoro siano attivabili da una collettiva azione virtuosa dei manager, con un pizzico di componente ribelle che tratteremo, e come questa sia necessaria per i contesti organizzativi di nuova normalità. Quindi Monica, vorrei che iniziassi a raccontarci un po' e partire dal tuo luogo di lavoro, da come erano le tue persone, in un momento in cui andare al lavoro oramai sta diventando un termine arcaico rispetto al connettersi al lavoro, e che iniziassi anche a dirci quali siano i programmi e le azioni che tu stai delineando e disegnando insieme al tuo team per supportare la leadership affinché il nuovo modo di lavorare sia veramente smart. Certo. Allora, grazie Simone, grazie innanzitutto per avermi invitato e per aver voluto così condividere insieme al vostro network alcune riflessioni, no, che abbiamo fatto io e te, Simone, in preparazione di questo webinar insieme. Io penso che il momento che stiamo attraversando sia veramente molto significativo, molto forte. E sono altrettanto convinta che fosse necessario il cambiamento che sta avvenendo. Era un qualcosa che stavamo intuendo negli ultimi anni con l'avvento del digitale, con l'aumentare anche del livello di inquinamento, con lo stress da vita in città. Okay? Ora, quello che però chiaramente è avvenuto a partire da febbraio era un qualcosa di totalmente inatteso. Ma io penso che molte volte nella vita, così come è capitato ognuno di noi nella vita personale, che arrivi quel macigno sulla testa che ci obbliga a cambiare, ok? E che porta quel famoso quadro che cita Baricco in un suo libro, a cadere da un muro dove era appeso da oltre 40 anni. Ecco, l'evento Covid, l'emergenza Covid, è stata veramente quella cosa che ha fatto tracimare tutto e che ci ha costretti, ob torto collo, a cambiare radicalmente modo di vivere. Io penso che questa sia una tempesta che ha colto tutti alla sprovvista, dalle big corporation al piccolo imprenditore, all'azienda piccola, al commerciante. E che purtroppo, in funzione dello stato in cui ha trovato le persone, le aziende, le organizzazioni, ovvero io la definisco le imbarcazioni, è stato più o meno dirompente. Quindi, qual era l'imbarcazione generale prima di questo avvento? Era un'imbarcazione che stava già cercando di ragionare su tematiche di smart working, ma che faceva fatica, per cui c'era la possibilità chiaramente che ciascun dipendente potesse fare remote working, non smart working, perché sono due concetti diversi. Remote working, o quello che stiamo facendo noi, home working, è diverso dallo smart working. Lo smart working vuol dire lavorare in maniera flessibile, lavorare per obiettivi, non necessariamente lavorare 9 to 6, ma essere, ripeto, produttivi nel momento in cui si opera. Quindi richiede una maturità, una flessibilità delle persone, a partire chiaramente dai responsabili, molto importante, perché io chiaramente non posso controllare, non avendo in ufficio le persone del mio team per quelle 8-10 ore, ma presumo che loro, proprio perché lavorano per obiettivi, portino a casa comunque i risultati attesi. Poi non mi interessa che lavorino a bordo piscina, sulla cima di una montagna, piuttosto che a casa o in ufficio. Quindi il passo che ha tentato di fare Generali negli ultimi 2 o 3 anni è stato questo. Alcune aree, alcune business unit, quindi quella per cui io opero, l'headquarter, sicuramente più avanti di altre, anche perché magari per tipologia di talenti, competenze messe in gioco, forse era stato più facile il percorso di questi ultimi 2 o 3 anni, altre aree invece proprio non erano ancora state toccate da questo. Quindi l'area in cui io opero Un sicuramente ha momento. fatto. Problema di audio, io non ti sento più. Ok,
Non mi senti più? Forse sono però solo io. Prosegui pure, Monica, sono io. Sentiamo bene, Simone, entrambi. Ah, ok, bene. Ok. Quindi stavo dicendo che probabilmente noi siamo stati colti da questa emergenza Covid, quindi dal forzosamente rimanere a lavorare da casa 5 giorni su 5 in maniera più meno traumatica. Ciononostante, comunque abbiamo dovuto lavorare, stiamo lavorando tantissimo proprio per riadattare da un lato i nostri programmi, i nostri progetti che avevamo comunque lanciato ad inizio anno e che facevano parte dei nostri obiettivi come gruppo People Care, e al tempo stesso nel riadattarlo chiaramente abbiamo dovuto imparare a gestire cose che prima magari gestivamo attraverso incontri fisici, poter incontrare la persona, conoscerla virtualmente. Stavamo dicendo poco prima di connetterci come sia da un lato certo non facile, magari per timidezze varie, parlare ad una platea di 50-100 persone, ma Sì. è altrettanto complicato, parlare di fronte ad un computer. Io adesso, Simone, vedo te, ma ti raccontavo il caso avuto un mese fa in cui mi sono ritrovato in ufficio sperando di poter utilizzare un B-screen che non ha funzionato, perché poi anche lì la tecnologia a volte non è così di supporto, ma tutt'altro, però È così ahimè, smart. esatto, il bello della diretta. E quindi mi sono ritrovato in una sala da CDA classica, proprio generale, tutti i sedili in pelle, eccetera, enorme, a parlare a 100 persone di fronte a un computer senza vedere un viso. Ho passato i primi 30 secondi a continuare a chiedere se mi sentivano, mi vedevano. Quindi è veramente un adattarsi ad una realtà diversa, ok? Che però fa sì che noi in maniera rapida, flessibile, impariamo veramente a fare questo smart working. E questo smart working, immaginando un futuro, un new normal, come dicevamo prima, perché non ci sarà un back to the old, ma sarà un back to the new normal che stiamo definendo adesso e che partirà a settembre, ottobre, dicembre, quando sarà, e quindi sarà una forma blended, in cui magari il 50% del tempo verrà trascorso in ufficio, il restante 50%, ripeto, anche su un sasso in cima al Monte Bianco. Questo è il concetto di smart working. Ecco, immaginandoci in quella dimensione, è chiaro che dobbiamo acquisire dei nuovi comportamenti. Quindi, che non vuol dire solo imparare a parlare ad una telecamera senza vedere nessuno di là. Ma significa anche, per esempio, immagino nel mondo delle risorse umane, assumere una persona vedendola solo via video o sentendola solo al telefono, facendo come mi aveva raccontato ormai 7-8 anni fa, dove ho fatto il mio percorso di coach in parte in Inghilterra, e c'era una coach bravissima di Londra che sosteneva, e noi la guardavamo con degli occhi spalancati così, che faceva coaching al telefono. Ma parliamo di top management, quindi anche di situazioni, ruoli complessi, persone molto demanding, e spiegava come chiaramente bisognasse affinare la capacità d'ascolto, perché banalmente, non potendo avere la persona di fronte a te, non potevi vederne il body language, come si muoveva. Ma esattamente come capita ad un cieco, impara ad affinare altri sensi, il coach che si abitua a fare coaching al telefono ne affina altri. Tempo lei diceva: ma perché devi farlo al telefono? E mi diceva: beh, perché comunque i manager a cui io faccio coaching si trovano magari a 2 ore da me, non possiamo immaginare ogni volta di trovarci fisicamente. Quindi anche lì un'esigenza, che era quella di non potersi muovere nel traffico di una megalopoli, ha portato, no, a comunque imparare a fare una cosa, una stessa cosa diversamente. Quindi ritengo che veramente quello che farà la differenza nelle organizzazioni saranno le organizzazioni che saranno in grado di avere in pancia i manager che intuiscono questo cambio e lo cavalcano.
Quindi non sono passivi rispetto a questo. Chi è passivo, chi è resistente arriva dopo e arriva, come dico io, preso a schiaffoni. Chi invece intuisce questo in questo momento, capisce quali sono i comportamenti, si fa affiancare da esperti HR nel traghettare le persone verso comportamenti che siano virtuosi e in linea e non navighino contro questo nuovo modo di lavorare, questo new way of working. Ecco, ma ci interesserebbe che ci condividessi poi due cose. Primo, un po' anche l'esperienza personale, magari direttamente con il tuo team, perché è chiaro che anche voi, diciamo, perdonami, delle risorse umane, tendevate ad avere più inventiva del solito, ma evidentemente adesso dovete anche voi stravolgere le vostre metodologie. E soprattutto come questo poi magari sia stato un virtuosismo generativo di quelli che sono i programmi che state pensando di implementare per traghettare veramente e, come dicevamo prima, accelerare i manager verso questa trasformazione. Sicuramente quello che io con il mio team abbiamo cercato di fare è veramente cercare di partire da noi, dalla nostra esperienza, da quello che vivevamo, dalle difficoltà, dalle criticità che stavamo verificando sul campo. Abbiamo cercato di capire come queste potevano in qualche modo ritrovarsi nelle nostre persone. Quindi, fondamentalmente, noi alla fine non siamo mai delle persone al di là di qualsiasi considerazione, siamo anche noi parte di questa organizzazione. Quindi proprio perché parte di questa organizzazione, fondamentalmente dobbiamo immaginare che le difficoltà, le criticità che stiamo affrontando noi, che abbiamo dovuto e continuiamo a lavorare 5 giorni su 5 in casa con magari dei figli. Io tra l'altro ho qua mio figlio che stava cercando di affacciarsi, però per dire, cioè riuscire a Siamo far abituati. combaciare, esatto, e a non vedere questa cosa come un qualcosa da nascondere. Ma che comunque fa parte del vivere, ecco, accettare anche la non perfezione che magari invece derivava dall'essere in una sala da CDA tutto perfetto, no? Dove non c'erano problemi di audio, non c'erano problemi di video, non c'erano familiari che sbucavano o non c'erano pranzi o cene da preparare. Ecco, questo ha fatto sì che noi capissimo quali erano anche gli elementi su cui lavorare. Io penso sia sempre necessario lavorare sui comportamenti, perché i comportamenti alla fine sono quelli che fanno la differenza. In questo caso, sicuramente i comportamenti che noi dobbiamo riuscire a far calare a partire da chiaramente i manager che sono alla testa di tutto, che sono i role model, sono quelli a cui le nostre persone guardano, sono comportamenti virtuosi. Primi fra tutto, ad esempio, uno dei nostri lifetime partner behavior è rappresentato proprio dall'ownership. Quindi l'ownership è una parola Lo descrivi inglese. meglio? Allora, l'ownership è una parola un po' come leadership abusata per certi aspetti, ma che pochi sanno veramente interpretare. Ownership significa possedere il tuo percorso di crescita, possedere la tua carriera, possedere ciò che fai, le tue responsabilità. Quindi, se sei owner, sei accountable. Se sei accountable vuol dire che tu sai che cosa ci si aspetta da te, sai quali sono i tuoi obiettivi e li porti a casa, senza dar colpe a nessuno, senza aver paura di sbagliare. Quindi ci sono dietro la parola ownership a cascata tante altre cose connesse che purtroppo minano molte volte la nostra capacità di essere manager. Perché essere manager e quindi, ma poi a cascata anche le nostre persone, per quanto junior, per quanto aventi un ruolo che ha responsabilità magari più limitate, noi dobbiamo far capire loro che se nel loro piccolo, nella loro area di influenza, non sono responsabili, ma hanno paura di sbagliare, hanno paura di agire,
e comunque cercano sempre un rapporto di dipendenza, proprio per i motivi appena detti. In questo caso è una macchina che si blocca. Ma se prima si bloccava in ufficio. Quindi la persona che lavorava con me prendeva, veniva da me e chiedeva supporto. Ora, con questa remotizzazione, capisci Simone che è diventato molto più complicato, perché c'è un aggravio di tempo importante. Allora, capisci che è sempre più importante che le nostre persone imparino a spiccare il volo, a essere indipendenti, autonome, guidate chiaramente da noi, forse in maniera più puntuale, seguite in termini di priorità. Quindi deve essere molto chiaro, lavorando in posti diversi, deve essere molto chiaro a te, Simone, che lavori nel mio team, quali sono le tue priorità. E quindi magari dedicare più tempo io nel fare degli avanzamenti, magari inizialmente anche più frequenti, che ti rendano confidente e che facciano sì che poi tu a poco stacchi questo cordone ombelicale e sei in grado di muoverti in autonomia. Devo dire che se da un lato io parlo sempre di coppie in cui c'è una responsabilità da ambo le parti. Quindi da un lato c'è la responsabilità chiaramente del mio collaboratore nello spiccare il volo, ma io in qualità di manager sono la prima persona che deve dare avvio a questo tipo di relazione. E questo è l'altro pezzo che molte volte manca. Per questo secondo me bisogna sempre partire nell'educare il manager e poi a cascata. Perché se io manager comunque tengo le briglie corte, ho una tendenza a overcontrollare, non mi fido di ciò che fanno le mie persone, se non le vedo, se non le controllo, non accetto gli errori, ma anzi, comunque faccio loro capire che se sbagliano è un problema. Capisci che è una relazione, un meccanismo malsano che non diventerà mai virtuoso, perché è chiaro che a meno che uno abbia tra i propri collaboratori uno Steve Jobs ribelle che quindi dice guarda, ho ragione io, tu sbagli, è difficile che la personalità sia così bold da essere consapevole e stabilire un'indipendenza a priori. Quindi bisogna Insomma, partire dall'alto. su questo mi raccontavi che stavate sensibilizzando proprio i vostri manager a un atteggiamento cosiddetto zen, quasi, no? O mindfulness, per parlare un po' all'inglese, cioè il concetto del ti lascio sbagliare, però insomma non stare neanche troppo a pensare, no? All'errore in sé, rialzati e Sì, riparti, no? Ecco, ci racconti magari un episodio, no? In cui un manager è rimasto magari anche un po' scioccato, no? Dal fatto che tu lo indirizzassi verso un atteggiamento di questo tipo. guarda, io in generale le persone che lavorano con me da sempre, in qualsiasi realtà, capiscono che io sono poco normativa. Perché tendo a essere indisciplinata io stessa, quindi non si può essere migliori di ciò che Sei sei nel ribelle. momento. Io tendo a essere abbastanza ribelle. Mi piace la struttura organizzativa chiara, definita, quindi io sono una donna d'azienda, sicuramente. Quindi contesti troppo destrutturati cerco di strutturarli, però poi dall'altro lato effettivamente mi piace essere molto autonoma. Quindi mi piace definire il mio orticello, è sempre stato così da quando ero anche più junior, e quindi vado un po' alla ricerca di queste cose. E parimenti tendo a scaricare lo stesso modello sulle mie persone, quindi le mie persone sanno che comunque io mi prendo del tempo per chiaramente conoscerle, per stabilire questo trust, perché questa cosa deve essere definita. Infatti io in questi giorni sto dicendo quanto può essere difficile, a volte commento questo fatto, quanto può essere difficile se io sto cambiando azienda ora, entrare in una realtà dove devo costruire tutte le relazioni e questo trust e non posso farlo incontrando il mio capo, incontrando le persone, i miei clienti interni, eccetera, eccetera. Però stabilito questo trust, io devo dire che lascio molto andare.
E cerco chiaramente di mettere in evidenza il fatto che chi mangia fa briciole, come dico spesso, e quindi io preferisco che voi mangiate, fate briciole, che voi sbagliate e capiate perché avete sbagliato, ma ripartite immediatamente e non un po' cultura italiana, spendiamo i successivi 3 settimane a capire perché abbiamo sbagliato, non serve. E poi di lì si riparte avendo comunque imparato una lezione. Quindi è molto importante nel momento in cui si sbaglia capire perché ho sbagliato, perché la prossima volta ragionevolmente, a meno che si presentino condizioni diverse, io non risbagli, perché poi errare humanum est, perseverare diabolico. Per cui io non sto dicendo che sono per la cultura dell'errore, però sto dicendo che bisogna sbagliare, perché sbagliando si impara, si cresce. Però poi immediatamente ripartire partendo dall'aver capito cosa posso aver sbagliato. Quindi questo è sicuramente fondamentale. Ho visto che era apparso un commento dove si diceva misurare, no? Sì, Misurare la capacità guarda, di tra l'altro mettere. ringrazio i partecipanti perché si stanno già stimolando. Sono C'è tanti, Gianni sì. Vitolo che ringrazio e saluto, che ti fa una domanda. Mi piace inframmezzare la nostra chiacchierata Sì. così perché risponde proprio allo spirito di Brightnet di questa iniziativa. E ci sono due domande che ti voglio fare. Una è legata al concetto di performance management, quindi se Certo. evidentemente questo nuovo tipo di attitudine e contenuti fanno parte poi della valutazione dei manager e delle persone e di che cosa state anche pensando. Aggiungo brevemente solo una curiosità che ho trovato, guardando un po' insomma il sito di generale, ho trovato una circolarità sugli elementi tra quelle che sono le cose che offrite ai vostri clienti e alcuni punti che invece sono parte delle vostre persone, no? E quindi ci sono dei temi legati alla famiglia, al benessere, al lavoro e alla mobilità, cose che fino all'altro ieri si pensava solo al lavoro, non si aggiungevano anche gli altri servizi. Quindi una domanda è questa sul performance manager e diciamo gli elementi di giudizio dei manager. Un'altra interessante che mi avevano fatto era relativa ai sistemi di misura, cioè i KPI di come misuriamo l'efficienza o come viene ritenuta anche efficiente il lavoro smart, se solamente ha obiettivo raggiunto, per esempio, oppure se avete qualche altra indicazione su come possono essere questi sistemi di misura? Allora, partiamo dal performance management. Un'altra cosa che credo fortemente, per la quale continuo ogni volta a lottare nelle diverse organizzazioni in cui mi trovo, è veramente la necessità di riuscire a misurare la capacità dei nostri manager di essere people oriented, di essere people developer, di fare empowerment delle proprie risorse. È un tema delicato perché banalmente è molto più facile misurare il raggiungimento di ROE, ROS, obiettivi di bilancio. Difficilissimo misurare la parte di people value. Difficilissimo perché molte volte si dice: ma diamo una valutazione qualitativa, non riusciamo a fermare con un numero. Io penso che anche in questo senso stiamo evolvendo tantissimo. Noi abbiamo inserito a partire dall'anno scorso una parte people value che va veramente a toccare determinate corde, tra cui banalmente il fatto che una volta ogni 2 anni venga lanciato un engagement survey e quindi i manager di ogni funzione vengano valutati rispetto ai risultati di questo engagement survey, che è una survey interessante. E che potrebbe effettivamente continuare ad essere un KPI importante anche nel momento in cui si voglia valutare quello che tu dicevi prima, ti veniva chiesto, l'efficacia dello smart working. Secondo me l'efficacia dello smart working passa attraverso il raggiungimento degli obiettivi, punto. Poi, chiaramente, oltre al raggiungimento degli obiettivi, io devo avere anche delle persone ingaggiate, devo avere anche delle persone, adesso uso un termine, forse che fa sorridere, ma devo avere delle persone felici, devo avere delle persone realizzate, ok? E quindi qua andiamo a toccare il tema, quindi sì alla misurazione, perché se io molte volte non misuro e non faccio capire attraverso la misurazione ai manager che l'area people è importante,
A volte purtroppo i meno virtuosi fanno finta di nulla. Quindi un misurare, dire vengo a toccarti la parte di variabile, se tu comunque puoi aver raggiunto anche bene gli obiettivi e i KPI finanziari, ma poi non hai raggiunto la parte che comunque è una delle tre parti dei tuoi obiettivi, e io comunque ti tolgo anche parte di quel variabile per quella zona, vedi che a quel punto anche i meno virtuosi capiscono il meccanismo, perché purtroppo siamo esseri imperfetti e molte volte abbiamo bisogno che le cose ci vengano chiarite sotto altri aspetti. Quindi sicuramente deve essere nel performance management la misurazione di questi behavior, di questi comportamenti virtuosi, come appunto dicevamo l'ownership. In generale sto per lanciare la School of Ownership proprio perché ancora prima che partisse comunque questo periodo Covid, l'ownership è uno dei quattro lifetime partner behavior di generali, lifetime partner behavior che caratterizzano noi che lavoriamo nell'headquarter e anche la persona che è sul campo e vende polizze. Perché così come lei ha come cliente finale l'acquirente di polizze, io come cliente interno ho le diverse funzioni, quindi la misura è la stessa. Prima parlavamo anche di mindfulness, parlavo prima di felicità. La mindfulness è un altro elemento soft sul quale stiamo insistendo tantissimo, perché la mindfulness è quella pratica che fa sì che tu viva il qui e ora, senza pensare troppo agli errori passati e senza crogiolarti nei sogni futuri, ma vivere qui e ora per chiaramente lavorare meglio, per essere più connesso, per essere più flessibile, per essere anche meno soggetto a fluttuazioni emotive che ti vengono date dal fatto proprio che tu non sai vivere il presente, ma sei proiettato nel passato e nel futuro. Chi di voi gioca a tennis sa che la mindfulness è un elemento imprescindibile. Perché se io mentre gioco penso troppo all'errore che ho appena fatto, o anzi al fatto che perderò perché sono sotto di punti, o vincerò perché sono sopra, perdo veramente la dimensione del momento, non sono concentrato e quindi faccio sì che queste emozioni, che sono tanto in basso quanto in alto, influenzino il risultato, le mie performance. Quindi ripeto, comportamenti come l'ownership, la mindfulness, comportamenti che in passato venivano ritenuti anche un po' naif, no? Un po' legati al mondo dello yoga. Abbiamo invece capito che alla fine noi siamo esseri un tutt'uno, spirito, anima e corpo, e se non riusciamo a esprimerci in maniera compatta, se non siamo sereni, se non siamo felici, se non siamo frustrati, se non siamo concentrati e focalizzati nel qui e ora, diventiamo persone che disperdono il proprio talento. Ecco, Quindi è Monica, molto all'inizio importante. parlavamo di questa consapevolezza che insomma, la pandemia abbia decisamente accelerato, no, queste cose. Stai trovando, quando ti confronti su questi contenuti con i manager, un terreno più fertile rispetto a prima? Cioè, vedi la gente più aperta e disponibile a imparare alcuni componenti? Perché insomma, cambiare i comportamenti, che significa sostanzialmente cambiare la cultura poi delle aziende, a partire dai leader più senior, in una realtà come la tua, che è decisamente complessa e grande anche, stai trovando un nuovo vigore, o in qualche modo chi aveva l'atteggiamento un po' più resistente prima non si vuole muovere dalle sue consuetudini e quindi è un po' più resistente? E che Ma cosa pensi debba essere fatto in realtà per smuovere definitivamente questa resistenza? allora, io ho visto in generale atteggiamenti molto positivi, molto costruttivi, anche perché penso di nuovo che quando ci si trova tutti a vivere una situazione molto forte, no? È come quando anche all'interno di una famiglia un po' disgregata, però arriva un evento molto forte, importante, si trova all'unità in qualche modo, perché si ha paura. E allora io penso che veramente il Covid abbia fatto provare molta paura nelle persone, paura di essere soli, paura di non tornare come prima, paura, una serie di cose che hanno in realtà
come se avessero sradicato delle piante che avevano radici profonde, ma è stato un terremoto talmente forte che comunque ha smosso tutti, quindi anche i meno flessibili, i meno adattabili, i meno così aperti, disponibili al cambiamento, sono stati comunque costretti a rivedere le loro posizioni. Prima cosa importante, e di nuovo grande cosa che ha aiutato. Quindi nell'emergenza questa è la cosa positiva, perché come dice il titolo dell'evento oggi, il Covid ha bloccato molte cose, ma ne ha sbloccate molte altre. Otto collo, quindi Possiamo anche aggiungere se finalmente le ha sbloccate. finalmente, assolutamente, finalmente, perché una rivoluzione così, probabilmente in termini di smart working, di new way of working, avremmo dovuto probabilmente percorrere altri 5-6 anni prima di arrivare ad una svolta così rapida, invece l'abbiamo fatto in 2 mesi. Ci sono comunque persone che per seniority, ma non solo, anche proprio per approccio, no? Magari ci sono persone molto più senior, ma molto più rapide ad adattarsi di persone più giovani che magari hanno più ansie o difficilmente si adattano. Quindi io penso sia molto un discorso molto personale, che però in alcuni casi posso aver visto non aver veramente sofferto un po' questo momento, no? Perché forse, come dicevamo nel momento in cui abbiamo fatto la chiacchierata io e te, Simone, per molti, soprattutto grandi capi, il non avere più il loro status da ufficio, l'andare in ufficio in qualche modo li faceva sentire appieno come un attore che entra nel proprio vestito sartoriale. Tra l'altro mi raccontavi che durante il lockdown molti continuavano ad andare in ufficio proprio per Sì, questo. perché comunque è difficile riuscire a fare questo passaggio, no? Ma anche perché banalmente era difficile utilizzare questi mezzi. E allora io mi ricordo delle call all'inizio pazzesche, dove prima che la persona capisse che era in mute, e togli il mute, e poi la telecamera puntava tutto da un'altra parte, oppure era veramente perché non erano abituate, ok? Quindi sicuramente un po' di resistenza qualcuno l'ha fatta più di altri. Però in generale, proprio perché è stata un'emergenza molto forte, tutti siamo stati scossi, tutti abbiamo voluto in qualche modo far sì che il nostro contributo aiutasse la causa e quindi ci siamo sentiti tutti chiamati a questa responsabilità. Questa, secondo me, è la cosa anche bella e che io ricordo in questi giorni proprio a tutti i vari capi funzione, quando vedo con loro. Passo in rassegna con loro i risultati di quella che io ho chiamato la Covid Pulse Survey, che abbiamo lanciato a fine aprile, inizio maggio, survey di pochissime domande, ma con la quale noi abbiamo voluto essere vicini alle persone e capire come stavano, qual era il loro stato d'essere, come stavano affrontando il tutto, quali erano le loro preoccupazioni. Perché effettivamente siamo tanti, nell'headquarter siamo 800, non possiamo arrivare su tutti 800, né io, né le mie persone, né gli HR business partner. Però quando vedo i risultati insieme ai vari capi funzione, veramente rimarco sempre il fatto che debbano fare un plauso alle loro persone per flessibilità, per adattabilità e per generosità. Ecco, questo è un altro, secondo me, elemento importante delle persone. Le persone veramente devono distinguersi anche in generosità, che è un tema anche qua, no? Un po' come la felicità, dice, vabbè, è un tema filosofico, comunque non d'azienda, non è vero, nel senso No, però che. mi aveva colpito un elemento quando mi hai raccontato della Covid Survey, che in qualche modo siete entrati anche nella sfera molto più personale, no? Quindi si diceva per esempio che insomma, chi per esempio ha dovuto gestire lo smart working con dei bambini piccoli ha avuto molte più difficoltà, no? Ecco, quindi questo è un elemento che si aggiunge, no? Cioè, abbiamo anche già visto insomma, l'attenzione al contenuto dell'engagement, della felicità sul luogo del lavoro, eccetera. Però l'avevamo sempre inteso come un qualcosa che dovesse
fare l'azienda nel luogo di lavoro, quindi con un elemento di fisicità che oggi sappiamo non c'è più, e non si andava mai oltre quello, invece voi siete riusciti ad andare anche oltre a quello. E questa è una cosa onestamente che esprime l'importanza che maggiormente dobbiamo dare a questi punti. Sì, beh, ti dirò di più, secondo me, sono entrati nel nostro vocabolario, ma solo recentemente, perché comunque la parola felicità era un qualcosa che, senti, Simone, a un certo punto tu sei dipendente dell'azienda X, è compito tuo essere felice, non c'entro niente io. E l'azienda si chiamava fuori, l'organizzazione si chiamava fuori. Invece no, è un tema molto importante. Se io non ho persone felici, equilibrate, in qualche modo mature sotto questo aspetto, poi anche il risultato di ciò che fanno ne risente. Quindi noi stiamo imparando che le persone non possono scindersi ed essere un qualcosa sul lavoro di diverso rispetto a quello che sono a casa. Ringraziando, non siamo psycho. Sì, il problema è che Ok. noi siamo abituati a pensare che le organizzazioni sono fatte di gerarchia prima di tutto, no? Cioè, qui invece non mettiamo più al centro l'organigramma, ma mettiamo un po' No, più al centro la l'individuo, persona, no? l'essere umano, assolutamente. A cui però si chiede, ripeto, di essere anche generoso. Ed è un passaggio non semplice, no? Che io sto portando molto in un modello di sviluppo a cui abbiamo pensato alla fine dell'anno scorso e che stiamo facendo partire come pilota. Ciascuno di noi all'interno dell'organizzazione, non importa la seniority, l'età, il talento che porta in campo, ma innanzitutto è un talento. E so che in questo modo molte volte vengo anche vista un po' con no, i talenti sono solo il 5% dell'azienda. No, innanzitutto l'azienda va avanti con almeno il 95% e anche di più dell'operato di tutti. Ognuno di noi è unico in sé per sé e ha un talento da giocare. La vera differenza è che molti, molti non sono consapevoli di qual è il proprio talento. Non è una cosa esclusiva, io sono un talento, tu non lo sei. Questo No, esattamente. abbiamo visto anche, abbiamo fatto un evento a novembre dello scorso anno, peraltro tu dovevi partecipare, poi non hai potuto, legato proprio a queste tematiche e abbiamo anche compreso, insomma, nel confronto, io per primo, proprio il fatto che quando si parla di inclusione e di talenti, sono tutti dei talenti, non è un aggettivo esclusivo. Però anche questo è un Assolutamente. concetto che tendiamo a settorializzare, no? O a separare l'informazione mettendola in dei blocchi schematici, perché sono di più facile comprensione, Esatto. apparentemente. In realtà che poi Sì. vivendoli diventa tutta un'altra cosa. Colgo Esatto. l'occasione, Monica, per parlare di una cosa che ci è piaciuta a entrambi e che entrambi ci andava di condividere con la platea, che è qualcosa legato ai talenti ribelli. Ho letto recentemente un articolo sul 24 Ore che citava uno studio, peraltro, di una professoressa italiana che insegna all'Harvard Business School, che ha fatto un'analisi sulle ricorrenze tra la connessione, la propensione a infrangere le regole, la passione per il proprio lavoro e la capacità di ottenere risultati. E declina poi in questo studio i tratti comuni di questi talenti ribelli, che sono, li cito, la novità, cioè la propensione verso tutto ciò che comporta il superamento dell'esistenza, la curiosità, l'impulso a cercare sempre il perché delle cose, la prospettiva, intesa come la capacità di assumere il punto di vista altrui, che è difficilissimo, no? La diversità e l'autenticità. Lei poi prosegue lo studio e sostanzialmente arriva a questa conclusione, aggiungendo poi anche quelli che sono i tratti della leadership che consentono di innescare un terreno fertile affinché i talenti ribelli emergano. Conclude lo studio dicendo che i talenti ribelli si distinguono per un costante livello di engagement, di resilienza mentale e di disponibilità a lasciarsi ispirare. Quindi,
Mi piacerebbe che tu provasse a darci il tuo punto di vista su questa lettura che è stata molto interessante, soprattutto su due elementi che sono poi i tratti di leadership che lei declina nello studio, che sono l'incoraggiare il dissenso costruttivo, aprire le conversazioni anziché chiuderle, e infine imparare tutto e poi dimenticare tutto quello che si è imparato, proprio per continuare a imparare. Allora, questa riflessione che hai condiviso con me e di cui ti ringrazio, mi ha portato veramente a pensare che le organizzazioni che riusciranno a costruire meglio, veramente questo new normal saranno le organizzazioni che ammetteranno i ribelli. Ammettere i ribelli non è banale. Perché di nuovo, se si è una startup di 50 persone a Cupertino, probabilmente si vuole, anzi, si vanno a cercare le persone disruptive che rompono le scatole, che rompono gli schemi, che cercano strade nuove. Diverso quando si lavora in grandi corporation, dove comunque ci sono tante regole da seguire, c'è una burocrazia, ci sono tutte cose che in teoria vanno ad ammazzare quel talento ribelle, quella persona ribelle. Quindi la sfida grande è riuscire a far sì che comunque le persone ribelli, riescano veramente a trovare una loro strada. Ed aiutare queste organizzazioni a traghettare nelle grandi fasi di trasformazione. Perché? Perché queste sono le persone che ispirano, che guidano verso il cambiamento, che fanno vedere cose nuove, che le raccontano prima che accadano, che ammettono l'errore, che sono generose. Quando prima dicevi, no, uno dei tratti che raccontavi è proprio la generosità di mettersi addirittura nel panni degli altri, di essere in grado di togliersi dalla propria presuntuosa visione e dire, beh, forse questa persona ha ragione, magari è una persona del mio team che ha 30 anni in meno, 20 anni in meno, però ha ragione. Quindi bisogna avere una grande generosità, una grande umiltà e solo però in questo modo veramente si crea un ambiente aperto, fecondo, produttivo, flessibile, dove ognuno può dare il proprio contributo. Io credo fortemente nel valore della diversità. Quello che dico sempre ai manager quando magari parliamo di assunzioni, parliamo di assumere persone, dico sempre assumete qualcuno che sia diverso da voi. Non è facile perché fondamentalmente quando noi assumiamo qualcuno che deve lavorare con noi, cerchiamo un clone, perché è più facile se io sono estroversa assumere e lavorare con persone che sono estroverse, perché magari diffido di chi è schivo, di chi è più introverso, piuttosto che magari io sono più creativa, diffido della persona analitica che magari mi fa 200 domande che in teoria magari mi annoia in quel momento, però cosa succede? Che come dico sempre, dalla diversità nasce l'innovazione, la creazione e non è più un 2 più 2 che fa 4, ma è molto di più. Quindi la diversità è l'elemento focale, ma per gestire la diversità bisogna essere centrati, maturi, consapevoli di chi si è, per essere in grado proprio di includerla, perché altrimenti cercherò di nuovo sempre il mio clone ed è per quello che anche noi donne abbiamo fatto fatica negli anni, perché l'uomo tendenzialmente assume l'uomo, soprattutto su funzioni di responsabilità, e quindi andiamo ad innescare comunque un meccanismo dove siamo tutti fatti in quell'organizzazione nello stesso modo. Ma se siamo fatti nello stesso modo è difficile che intravediamo nuove idee o nuove situazioni. Quindi è Invece, fondamentale questo tema della diversity, dell'inclusione dei talenti diversi. perché confermi la tesi che per fare le grandi trasformazioni normalmente ci si focalizza sempre su strategia ed esecuzione, e invece dobbiamo iniziare decisamente a tenere in considerazione anche quello che la gente, i nostri collaboratori e noi stessi sentiamo. Senza gerarchie, senza barriere. Altra cosa non facile.
Bene, Monica, grazie. Entriamo nella parte delle domande. Ne abbiamo già ricevuto un po'. Abbiamo una domanda di Donato, che ringrazio e saluto, che ti chiede se dobbiamo imparare un nuovo galateo della gestione di noi stessi e dei nostri collaboratori, dove e come possiamo imparare velocemente questi nuovi trust. Abbiamo parlato di felicità, generosità, quindi qualche spunto e qualche tip su questo. Allora, sicuramente Suggerimenti ci daresti? Galateo è una parola che mutuerò e utilizzerò. È molto importante e qui dobbiamo veramente imparare dai nostri amici nordeuropei che hanno una gestione del tempo fantastica, che arrivano in ufficio al mattino, che sia alle 8, 8 e mezza ed escono alle ore 17. E non per questo ottengono risultati inferiori. Io ho avuto per un paio d'anni Coca-Cola, un capo olandese, che in questo era virtuosissimo. Lui non voleva che si stabilissero call o meeting dopo le ore 17, perché lui era in fase di chiusura della giornata, dopodiché, tra l'altro, Non è che non anche otteneva i risultati. in assolutamente, assolutamente, e tra l'altro non aveva neppure la famiglia lì da cui andare, era in hotel. Però la sua era una forma mentis importante. Se tu non lo chiamavi dopo le 8, non esisteva e lui non chiamava te. Quindi è vero che deve esistere soprattutto, e su questo argomento non ci siamo soffermati molto, ma nel momento in cui si lavora in smart working, in queste modalità, diventa molto importante rispettare il tempo dell'altro, perché uno degli elementi più dolorosi che è emerso da questa Covid survey è stato proprio il fatto che le persone non hanno più una distinzione tra vita personale e vita lavorativa. Lo stesso tavolo su cui adesso sto facendo la call, magari lo stesso tavolo su cui tra mezz'ora, 20 minuti, soprattutto se sono donna, devo apparecchiare e servire la cena alla mia famiglia. Quindi, mentre prima, almeno in una connessione che era comunque totale, perché io dallo smartphone vedevo le mail anche il 15 di agosto o il 25 di dicembre. La complicanza qua è che non ho neanche più il momento in cui vado da casa all'ufficio e quindi mi disconnetto, sento musica, parlo con amici al telefono, ma sono in soluzione seamless, di continuità assoluta. Quindi in questo caso veramente il galateo impone che non si mettano troppe call in una giornata, che non si vada oltre un certo orario, che si rispetti il time frame di pranzo, perché soprattutto se donne siamo noi che prepariamo, insomma, voglio rimarcare, ma pranzo e quindi dobbiamo preparare tutto quanto. Ecco, questo è un po' il galateo da utilizzare. Per quanto riguarda generosità, felicità, io veramente sto trovando una grande apertura tra le aziende che per ora ho contattato, con cui sto lavorando da un anno a questa parte. Proprio anche qua, un'ora prima di collegarci, ho lanciato all'interno del team HR fatto da 20 persone con una società esterna un percorso di mindfulness che ci aiuti veramente a capire come sfruttare più le ore, come essere più connessi, come essere più resilienti e più flessibili. Quindi sicuramente tra libri, articoli, Harvard Business Review è veramente una fonte notevole, se avete modo di accedervi. Ecco, cerchiamo di diventare più curiosi rispetto a questi temi, capendo che non è più come una volta dove si diceva, vabbè, non sei felice, vai dallo psicologo, no? È invece un tema che diventa anche aziendale e quindi è un tema di cui l'HR deve farsi carico. Grazie. Abbiamo ancora un paio di domande, Monica. Allora, Jacopo ti chiede se avete mai pensato di togliere le scrivanie assegnate alle persone, ovvero una modalità flexible office. Io so che la risposta a questa domanda è sì, soprattutto nella torre a City Life. Ci dai qualche spunto? Cioè, la domanda, provo a prendere spunto da quella di Jacopo, è: era anche questo un tentativo di favorire la collaborazione e diverse connessioni dalle persone per provare a dare una dimensione diversa sul luogo di lavoro? Sì, abbiamo molti spazi comuni di co-working, non a parte alcuni uffici.
Per il resto non assegniamo nulla, non c'è trassegnazione, per cui anche questo garantisce una certa flessibilità. In più, abbiamo anche comunque un tema legato allo spingere verso lo smart working, per cui noi abbiamo anche diminuito il numero di postazioni nella torre. E adesso effettivamente nel momento in cui a settembre ritorneremo un 50% per volta in ufficio, per cui saremo in una situazione probabilmente blended di 3 giorni su due da casa, ecco, dovremo mettere le postazioni a scacchiera e quindi dimezzeremo ulteriormente il numero di postazioni accessibili. Questo proprio per garantire questa maggior sicurezza per il tema Covid, ma poi da gennaio idealmente rimarrà tale. Quindi noi stiamo veramente cercando di proiettarci verso un futuro in cui faremo smart working 3 giorni e due di ufficio. Bene, Monica, adesso abbiamo una domanda di Alessandro, al quale tra l'altro la tua osservazione sul tennis è piaciuta molto, però a parte questo la domanda è molto Perché interessante, tennista? Tenderebbe. tenderebbe a esserlo, diciamo no, è tennista per passione, dai, diciamo così. Alessandro, peraltro, è uno dei fondatori di Brightnet, oltre ad essere un caro amico, che mi ha peraltro voluto partecipe di questa iniziativa, quindi lo ringrazio in questa sede. Per questo, però a parte questa piccola cosa frivola, pone una domanda molto interessante, no? Quindi, ci hai parlato di empowerment, di ownership, di possesso. Lui chiede come si debba a questo punto anche cambiare la modalità di richiesta del feedback, ottenimento del feedback. E se questa sia un'altra di quelle chiavi importanti, di quelle pratiche e metodi da adoperare e soprattutto da incrementare. Chiaro che questo è un aspetto che in tutti i principi, no, diciamo, delle attitudini nella gestione delle persone viene completamente stravolto, no? Perché abbiamo parlato di mancanza di fisicità, attraverso le conference call non ci si guarda negli occhi. E questo è un elemento molto importante, quindi se ci dai il tuo punto di vista, credo che sia molto interessante. Allora, come si suol dire, ti ringrazio per la domanda. Alessandro, giusto? Il Sì. nome. Ti ringrazio per la domanda perché veramente non avevamo toccato in questa oretta di chiacchierata il tema del feedback. Il tema del feedback è un altro tema caldissimo e che chiaramente viene amplificato dalla nuova modalità di lavoro. È un tema sul quale la cultura del feedback sto lavorando da sempre, anche qua, in qualsiasi struttura o organizzazione in cui mi sia trovata, perché ho in qualche modo realizzato che la nostra cultura, gli italiani, è una cultura poco avvezza al feedback. Per cui io contate che arrivo da comunque un'esperienza molto lunga in aziende americane, dove la cultura del feedback è presente da 20 anni, forse di più. Però ho trovato un terreno diverso rispetto alla realtà che ho sempre vissuto in Italia. Perché? Perché la cultura italiana è una cultura che aiuta poco il feedback. Tendenzialmente tendiamo a essere molto buoni. No? Gli inglesi o gli americani soprattutto, molto più competitivi e secchi e duri, no? Se voi avete presenza, se avete mai lavorato con gli americani, a volte si dicono delle cose tra di loro, tu mi dici, mio Dio, l'avesse detto a me, sarei finto sotto il tavolo. O lo vediamo anche nei film, nelle serie TV. È una cultura molto dritta, no? Ma dove una volta che ti ho detto quello che per me è importante condividere, oh, benissimo, te l'ho detto e tu te lo gestisci. Quindi nel feedback bisogna saper dare il feedback, ma anche accoglierlo. Questa cosa manca un po' da noi perché? Perché è difficile per i manager in generale, per italiani, dare feedback duri. È molto più facile dire sei bravo,
anche se a volte manca anche quello, no? La capacità di capire che a volte basta una pacca sulla spalla, basta un bravo in una mail, no? Si pensa che il feedback sia quel momento proprio ufficiale nell'anno che commenti i risultati dell'anno prima. No, la cultura del feedback deve essere pervasiva, deve esserci sempre, perché la persona che lavora con me e ha degli obiettivi deve sapere dove si trova. Invece, quante volte mi sono trovata, soprattutto nel ruolo di responsabile personale, io dicevano, questa persona non va più bene, ok? La persona lo sa, ma sì, io gliel'ho detto, però forse non l'ha capito, oppure la persona era stata anche abbastanza chiara, no? Anche se diventa difficile per noi dire cose molto dritte, ma abbastanza chiara, ma l'altra persona non voleva sentirlo. Quindi dobbiamo molto lavorare su queste due parti, no? Della relazione, quindi insegnare alle persone a dare un feedback, darlo anche quando non è facile, perché comunque le persone poi ti saranno grate. Perché è molto più complicato non sapere dove sto, se tu Simone sei il mio capo e a un certo punto mi dici... Quando commentiamo quella volta l'anno il mio performance 7 mesi fa e io non mi ricordo più il caso e non ho potuto lavorarci sopra. Quindi il feedback deve essere chiaro, trasparente, immediato e dato in maniera tale che sia comprensibile. Dall'altro lato ci deve essere la capacità di mettersi in discussione delle persone. E come dico io spesso, don't take it personally. Che è l'altro elemento, no, che fa vacillare questa cosa. Tendenzialmente, adesso sono anche italiana, io prendo tutto sul personale, io lo dico sempre, l'ho detto al mio capo il primo giorno che siamo visti, quando tu prendi troppo sul personale, non riesci a staccarlo da te. E allora non riesci a lavorare su questa cosa, perché ce l'hai lì nella pancia. Quindi dalla pancia deve scendere, anzi deve salire alla testa e deve... Aiutate a capire cosa devi fare per fare questo passo, per crescere, per non ripetere quell'errore e via discorrendo. Quindi feedback importantissimo, lavoriamoci tanto, facciamo lavorare le nostre persone, utilizziamo il performance management, ma facendo capire che non c'è solo un colloquio annuale, ma devono essere colloqui costanti. Se poi pensiamo ad una new way working dove le persone magari saranno 3 giorni in smart e 2 in ufficio, capisci Simone che il dare un feedback che sia timing è Diventa importantissimo, fondamentale. diventa fondamentale. Bene, grazie Monica. Andiamo verso la conclusione. Provo a lasciare qualche piccolo takeaway, riassumendo un po' il piacevole confronto che abbiamo avuto. Credo che sia emerso in modo lampante che c'è una trasformazione personale, no? Prima da fare, non devono fare prima le aziende. Noi persone, talenti, magari un po' ribelli a dover fare. Per farlo ci vuole molto coraggio, no? Come quello che hai appena detto, no? Mettersi in discussione, riuscire ad avere la consapevolezza di ascoltare. Quindi mi sento di riassumere sostanzialmente dicendo che credo che dovremmo imparare più spesso a farci delle domande provocatorie, prima di tutto verso noi stessi, no? Domande che possono essere: cosa non vedo? Qual è la mia responsabilità in questa situazione? E cos'altro è vero? Perché fondamentalmente, se vogliamo spingerci definitivamente, anche grazie volendo alla pandemia, ad un nuovo modo di lavorare, deve emergere sostanzialmente una risposta a ragioni che spesso sono invisibili, e che probabilmente queste tre domande ci aiutano a fare. E ringraziarti anche e soprattutto per la parte del dare e ricevere, lo aggiungo come ulteriore takeaway, perché quando abbiamo parlato del network di Brightnet, di qual è la missione di Brightnet, del fatto che il nostro progetto ti interessava, mi hai raccontato che proprio fare networking significa dare, ma anche ricevere, no? E non prendere solamente nel momento in cui si ha bisogno, ma
estendersi anche a mettersi a disposizione. Oggi ci si è messa a disposizione con noi e per questo ti ringraziamo, ti ringrazio io particolarmente. Bene, non vedo altre domande, andiamo verso la chiusura, vi presento l'evento che terremo la prossima settimana. Se dalla regia mi vanno indietro una slide, gentilmente, grazie. Il prossimo evento si intitola Innovare nella tradizione, storia di evoluzione e passaggio generazionale nel family business. Avremo due ospiti questa volta, quindi in un formato sempre digitale ma un po' diverso, il professor Alberto De Massis e Jacopo Meneghini, CEO e General Manager di Metalmont. Vi ricordo che tutto quello che rappresenta la nostra vita associativa è disponibile e pubblicato sui nostri social, sul nostro sito web e sul nostro canale YouTube, dove ci sarà anche la registrazione dell'evento di oggi. Ringrazio ancora Monica, davvero è stato un ospite Grazie prezioso. L'ultima cosa che mi chiedono di confermare è che lo studio sui talenti ribelli è della professoressa Francesca Gino, so che ho visto già una risposta nella chat. Ringrazio ancora Monica e tutti i partecipanti. Grazie, a presto, buonasera. a voi. Grazie. Grazie a voi, buona serata.